Comincio con raccontarvi la struttura di questo seminario. Allora, partiremo con una presentazione di Marco Rocchini che durerà circa un quarto d'ora. Poi ci sarà un dialogo tra me che coordino il seminario e Marco, che quindi lui risponderà delle domande che gli farò io. Poi, se avremo tempo a disposizione, immagino di sì, ci sarà tempo per le domande del pubblico, che verranno formulate via chat, quindi per iscritto, e verranno poi gestite da Enrico Valseriati, che sta curando la regia di questo seminario web. E lo voglio ringraziare di cuore, Enrico, perché si sta spendendo con competenza, voglia, grinta ed entusiasmo per tutte queste nostre iniziative. Quindi grazie, Enrico. Noi alle 18 abbiamo previsto di chiudere, però se la discussione dovesse prendere più tempo, stante la libertà di chiunque abbia un impegno alle 18 di salutarci senza alcuna ignominia, andremo avanti. Quindi tenete conto di questa possibilità. Vi devo comunicare che il seminario viene registrato, anche per questo è opportuno chiudere le videocamere, e verrà registrato fino alla conclusione del dialogo guidato dalle mie domande a Marco. Quando poi ci saranno le domande del pubblico espresse via chat, allora lì si chiuderà la registrazione. Spero sia tutto chiaro. Se ci sono domande, problemi di connessione o qualsiasi cosa, vi chiedo per cortesia di segnalarle per iscritto e non a voce, quindi nella chat e non aprendo il microfono o la videocamera. Grazie. Una brevissima presentazione di Marco Rocchini, che ha ottenuto il suo dottorato di ricerca all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove continua a collaborare con il Dipartimento di Scienze Religiose. Per l'anno accademico in corso, Marco Rocchini è borsista all'Institute for Advanced Jesuit Studies del Boston College, e purtroppo le varie vicende gli hanno impedito di godere pienamente del tempo a Boston, sia prima sia dopo Covid-19, quindi la sua permanenza in quel bel luogo è durata meno di quello che poteva durare, che sarebbe stato bello durasse. Ma comunque Marco lavora in stretta connessione con l'equipe di ricerca dell'istituto del Boston College. E segnalo una sua pubblicazione, anzi due. Nel 2017 è uscito per Morcelliana Giovanni Battista Guadagnini, Teologia, Etica e Politica nel Giansenismo. E poi Marco è stato autore anche di uno dei saggi contenuti in uno dei nostri quaderni, i quaderni ISIG, intitolato I Gesuiti e i Papi, dove ha pubblicato un bel saggio in cooperazione con Emanuele Colombo, che ci sta ascoltando, vedo il suo nome. Quindi, detto questo, ricordato il titolo di questo nostro seminario, Dalla teoria alla pratica, il rilancio delle missioni nella nuova Compagnia di Gesù, 1814-1853, non prima di aver ricordato a chi si sia collegato in questi pochi minuti di ricordarsi di spegnere microfono e telecamera, ora che l'ho fatto posso passare la parola a Marco, che ringrazio di cuore per aver accolto un invito che è arrivato anche non moltissimo tempo fa. Ci siamo entusiasmati nella possibilità di organizzare delle cose anche via mail e con scarso preavviso. Vedo che siamo riusciti anche a raccogliere un buon numero di interessati. Quindi a Marco, a te la parola e soprattutto a te il divertimento di raccontarci le cose che sai. Grazie. Bene. Grazie Claudio, mi sentite? Sentite bene? Ok. Dunque, intanto permettetemi di ringraziare l'Istituto Storico Italo-Germanico, la Fondazione Bruno Kressler, per questo graditissimo invito e in modo particolare l'amico Claudio Ferlan, che appunto qualche tempo fa mi ha chiesto di partecipare a questa giornata parlando un po' delle cose che mi appassionano e di cui ormai da un po' di tempo mi sto occupando. Come diceva Claudio, oggi volevo parlarvi un po' in questa mia prima presentazione, che cercherò di far stare in questo quarto d'ora, quindi in maniera evidentemente un po' impressionistica, di parlarvi di questo progetto che sto sviluppando ormai da qualche tempo. Già da dopo il dottorato ho cominciato a lavorare su Compagnia di Gesù e Missioni, concentrandomi in modo particolare sulla nuova compagnia, la cosiddetta nuova compagnia, cioè la compagnia
restaurata dopo la soppressione del 1773. Come dice il titolo che ho dato a questo mio intervento, l'arco cronologico che ho preso in considerazione per indagare questo tema è quello che va dal 1814, quindi termine a quo abbastanza evidente, quello appunto della restaurazione. Meno evidente può essere il secondo termine, quello ad quem 1853. Bene, questo arco cronologico è appunto identificato nella sua parte finale da questa data che coincide con la morte di uno dei più importanti generali nella storia della compagnia in generale, scusate il gioco di parole, e in modo particolare della cosiddetta nuova compagnia, e mi riferisco all'olandese Jan Philip Rothan, che è il terzo generale della compagnia appunto dopo la restaurazione e che governerà l'ordine ignaziano dal 1829 sino appunto al 1853. E ho scelto di indagare in modo particolare il rilancio missionario della compagnia in quest'epoca di Rothan, proprio perché Rothan è stato, così come molta storiografia ha messo in luce, il vero e proprio restauratore o anche, diciamo così, colui che rilanciò in maniera molto forte l'azione missionaria della compagnia dopo la restaurazione. Quindi mi pareva particolarmente interessante questo punto di vista, anche perché, se paragonato agli studi che ci sono sull'antica compagnia, indubbiamente l'attenzione che la storiografia ha riservato a quest'epoca, quella della prima metà del XIX secolo, è indubbiamente inferiore in proporzione rispetto a quello che invece appunto abbiamo a disposizione per quanto riguarda la cosiddetta antica compagnia. Due parole sull'impostazione della mia ricerca. Allora, subito mi pare opportuno mettere in luce che l'obiettivo che io ho è quello di indagare non tanto il concreto svolgimento delle missioni della compagnia nella prima metà dell'Ottocento, ma il rilancio dell'azione missionaria intesa come riflessione, quindi teorica, sulla missione e concreto governo dell'azione missionaria. Quindi, non essendo io, ad esempio, un sinologo o un esperto di terre di missione, dei luoghi in cui appunto queste missioni si svolsero, ho deciso di non indagare tanto il concreto svolgimento della missione, dicevo, ma come le missioni vennero percepite dopo la restaurazione entro la compagnia e come furono governate. Da Roma, evidentemente. Da Roma intesa come curia generalizia della compagnia. Quindi ho cercato di indagare come impostazione della ricerca due filoni, appunto, di indagine, fondati entrambi su due differenti tipologie di fonti. La prima prospettiva di ricerca è quella che riguarda la prima parte del titolo del mio seminario, cioè la teoria, quella che ho definito teoria, o meglio l'idea della missione nella compagnia restaurata. E con questo termine, idea della missione, non mi riferisco, come dicevo prima, all'idea riguardante lo svolgimento concreto delle missioni nelle terre di missione, ma quando parlo di idea di missione, per l'accezione che utilizzo io, faccio riferimento a un termine che rimanda a una concezione teologico-spirituale, cioè l'elaborazione teologico-spirituale che in una determinata epoca, entro la compagnia, vi era alla base della riflessione sulla missione. Per poter indagare questa prospettiva di ricerca ho fatto riferimento a una fonte straordinaria che ormai da un po' di tempo, anche in cooperazione con l'amico Colombo, piuttosto che altri colleghi, appunto sto indagando, che sono le Littere Indipete, di cui brevemente dirò qualcosa a breve. Mentre la seconda prospettiva di ricerca è quella che riguarda la seconda parte del titolo del mio seminario, cioè la pratica, dalla teoria alla pratica. Per poter indagare la pratica, che io intendo, come dicevo, concreto governo dell'azione missionaria nella compagnia, ho fatto riferimento a tutta un'altra serie di fonti archivistiche della compagnia che appunto riguardano corrispondenze piuttosto che documenti che riguardano i rapporti tra la curia generalizia dell'ordine e propaganda fide, piuttosto che altre congregazioni, di cui anche qui dirò qualcosa nella parte finale della mia presentazione. Dunque, primo punto, le Indipete come fonte per studiare l'idea della missione, cioè la concezione teologico-spirituale che c'è alla base della missione dopo la restaurazione della compagnia nel 1814. Allora, intanto, visto che non so se la nostra, diciamo così, oggi il nostro pubblico, non so se tutti sono degli esperti di compagnia, quindi mi pare interessante dire due brevissime parole su che cosa sono le lettere Indipete. Le lettere Indipete sono queste lettere che venivano scritte
dai gesuiti al generale della compagnia per ottenere il suo benestare per poter partire per la missione. Quindi occorreva richiedere le missioni nella compagnia per poterle ottenere. Questa è una pratica che sin dalla fondazione della compagnia, sin dall'epoca ignaziana, con quel sistematico approccio alla scrittura che è tipico della compagnia, già con il segretario Juan de Polanco, prende avvio questa pratica di richiedere a coloro che volevano partire per le missioni di scrivere lettere per le Indie, intese in questo senso come tutti i luoghi del mondo, quindi tanto le Indie occidentali così come quelle orientali. E è stato stimato che per quanto riguarda la cosiddetta antica compagnia, cioè 1540-1773, presso l'archivio della Curia Generalizia della compagnia a Roma, l'Arsi, siano raccolte più di 14.000 lettere indipete. Quindi davvero una fonte straordinaria che non ha per nulla uguali in nessun altro ordine religioso. Questa pratica di scrivere lettere per richiedere le missioni ricomincia dopo la restaurazione della compagnia nel 1814 e perdura fino all'epoca del Vaticano II. È abbastanza interessante notare che anche l'attuale pontefice, da buon gesuita, aveva scritto una lettera richiedendo il Giappone, no? Quindi una pratica che è davvero connaturata all'identità della compagnia e del governo delle missioni. Il mio studio è concentrato in modo particolare su circa un migliaio di lettere indipete italiane scritte appunto nell'arco cronologico che è appunto in oggetto, cioè 1814-1853. Due parole ancora sul valore di questa fonte. La storiografia più recente ha messo in luce come questa fonte, cioè le indipete, abbia una sorta di doppia natura. Da una parte una natura che è burocratico-amministrativa e dall'altra una natura che è invece più prettamente teologico-spirituale. Che cosa ci si riferisce, a che cosa ci si riferisce quando si parla di natura burocratica e amministrativa di questa fonte? Beh, al fatto che la pratica di imporre la scrittura delle lettere per poter far sì che il generale giudicasse se qualcuno poteva partire o meno per una determinata missione, rispondeva anche a un'esigenza amministrativa, cioè dal punto di vista della curia generalizia attestare che colui che aveva scritto l'indipeta lo aveva fatto liberamente e aveva lui voluto chiedere le missioni e che quindi quello non era un qualcosa che era stato imposto dall'alto. Questo rispondeva alla necessità di tutelarsi dalle rimostranze che molto spesso le famiglie di appartenenza dei candidati alle missioni avanzavano quando i loro figli o i loro parenti più stretti chiedevano le missioni. Questo perché molto spesso in quest'epoca la partenza, ad esempio, per una missione come il Nord America, il Sud America o la Cina voleva dire un non ritorno e quindi una perdita della prole. E quindi molto spesso le famiglie si opponevano. In questo modo la compagnia diceva non siamo stati noi ad imporle, ma è il figlio piuttosto che il parente prossimo ad averle richieste. Ma l'aspetto più interessante, a mio parere, è quello spirituale delle indipete, perché è proprio quello che ci permette di indagare quella parte principale del titolo che ho dato al seminario, cioè l'idea della missione, cioè la teoria. Il valore spirituale delle indipete è talmente profondo che se noi riusciamo a rompere quella crosta retorica superficiale che caratterizza un po' tutte queste fonti, ho detto sono decine di migliaia e le lettere se lette in maniera superficiale sembrano tutte molto simili, in realtà se si rompe questa crosta superficiale retorica e si va più a fondo, avendo la pazienza di leggerle, queste fonti, si capisce come abbiano una valenza spirituale che addirittura ha portato alcuni storici ad affermare che le indipete sono uno specchio fedele degli esercizi spirituali della compagnia, e voi sapete tutti come gli esercizi spirituali sono in assoluto la fonte spirituale per eccellenza della compagnia, in cui ovviamente era stata sistematizzata l'esperienza di conversione, l'esperienza spirituale di Ignazio, quindi fin dalla fondazione dell'ordine. Addirittura Pierre-Antoine Fabre, ad esempio, ha parlato di indipete come quinta settimana degli esercizi, cioè un portare a compimento quasi la pratica di discernimento degli esercizi. E questo è evidente se le si legge, perché un tema emerge in maniera molto chiara se si indagano queste fonti. Noi vediamo una struttura che è abbastanza sistematica e si ripresenta in maniera ricorrente in tutte queste lettere, cioè quella per cui coloro che scrivono
mettono in luce al generale quello che è stato il loro percorso di discernimento spirituale posto in atto per interrogare la loro vocazione alle missioni. Questo che cosa significava? Che un desiderio missionario, per utilizzare il famoso uno dei più famosi termini che sono presenti nelle indipete, doveva appunto essere posto al vaglio di un discernimento per capire se questo era un desiderio che veniva puramente da istinti umani oppure se era veramente un desiderio che era una vera vocazione, cioè veniva realmente da una volontà divina. Quindi studiare le indipete ci permette davvero di analizzare questa prospettiva, cioè di comprendere quale era la riflessione teologico-spirituale in una data epoca, nella compagnia appunto riguardo alle missioni. Chiaro che sulle indipete si potrebbe dire tantissimo, perché poi sono una fonte che può essere studiata da più punti di vista, ad esempio gli storici della lingua possono studiarla dal punto di vista della storia della lingua, le si può studiare con una prospettiva di antropologia teologica, quindi insomma sono veramente moltissime le possibilità di ricerca su questa fonte, ma ora io mi fermo qui per quello che riguarda le indipete, perché altrimenti ci porterebbe via troppo tempo. Veniamo alla seconda parte del mio intervento, che è quello che riguarda la seconda parte della mia ricerca, cioè non più tanto la teoria, ma più che altro la pratica, cioè il governo, la strategia di governo delle missioni messe in atto dalla compagnia. Per poter indagare questo aspetto, che è ovviamente strettamente correlato al precedente, ma ovviamente non è la stessa cosa, perché come è facile comprendere, un conto è la teoria, un conto è il governo missionario entro un ordine che aveva membri sparsi in tutto il mondo, ho indagato altre fonti, molteplici, variegate, farò alcuni esempi. In primo luogo ho preso in considerazione le corrispondenze tra Roma, intesa come curia generalizia, cioè il generale a Roma della compagnia, e le missioni. Quindi le corrispondenze tra Rotan e i missionari che erano attivi nelle varie parti del mondo. Questo è particolarmente interessante perché molti di coloro che avranno ruoli di governo nella compagnia, ad esempio in Cina, piuttosto che in Siria, piuttosto che in America, avevano scritto prima di partire lettere indipete. Quindi è particolarmente interessante porre in relazione, in dialogo, queste fonti, perché possiamo comprendere come, che cosa questa figura, ad esempio, queste figure avevano scritto chiedendo le missioni nelle lettere indipete, e poi quando hanno compiti di governo. E qui una cosa emerge immediatamente, una forte discontinuità tra un aspetto retorico, teorico, spirituale, teologico che promana dalle indipete, ad esempio il tema ricorrente dell'indifferenza, dell'obbedienza, della volontà dei superiori, in modo particolare del generale, che era colui che doveva decidere, facendo le veci di Cristo, se concedere a qualcuno di partire in missione oppure no, e quello che invece questi scrivono quando hanno ruoli di governo nelle missioni. Ci sono casi emblematici, ad esempio figure come Maximilian Rillo piuttosto che Vincenzo Basile, che sono rispettivamente superiori in Libano e in Albania, che vengono ai ferri corti con Rotan, che ovviamente cerca di fare in modo di fare sottostare costoro alle sue disposizioni, e questi invece, una volta giunti in missione, anche se a loro tempo avevano perorato l'obbedienza verso il generale, governano ovviamente la loro missione in maniera molto autonoma, e questo porterà a notevoli scontri anche con Rotan. Altre fonti che ho visto riguardano, ad esempio, e che sto vedendo, perché questa seconda parte della ricerca è quella che sto sviluppando più recentemente, mentre sulle indipete lavoro da più tempo. Un'altra fonte particolarmente interessante è sicuramente quella che riguarda la corrispondenze e documenti in generale tra Rotan, e quindi la curia generalizia, e Propaganda Fide, che è l'altro grande protagonista delle missioni, già in epoca antica, lo è ancora nell'Ottocento, e così come era già capitato in epoca antica, anche nell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, le tensioni con Propaganda, e ovviamente alla luce sempre della grande autonomia che la compagnia ricercava nell'azione missionaria, verranno nuovamente allo scoperto. Poi c'è una nuova istituzione nell'Ottocento che complica ancora di più le cose, e che è la propagazione della fede di Lione, che è questa istituzione, che è un'opera pontificia, nata per la volontà di un privato in Francia negli anni 30 dell'Ottocento, che diventa un ente fondamentale di finanziamento nell'Ottocento delle missioni, non solo della compagnia, ma in modo particolare della compagnia. È chiaro che questa propagazione della fede di Lione, finanziando le missioni, quindi sborsando molti denari, è chiaro che aveva una voce in capitolo non indifferente
nel governo stesso delle missioni, e quindi Roma dovette fare i conti, in modo particolare il caso cinese in questo senso emblematico, con appunto anche la propagazione della fede di Lione. Senza poi dimenticare tutto il problema del padronato e del padroado, cioè dei rapporti con le nuove potenze, cioè le potenze coloniali, che chiaramente anche in senso nazionalistico stavano rilanciando la loro azione di presenza in queste terre di missione, come la Francia, come la Spagna, il Portogallo, complicando ulteriormente il quadro. Quindi se noi poniamo in dialogo Lettere Indipete e queste altre documentazioni che riguardano più il fronte del governo vero della missione, capiamo che esiste una notevole discontinuità fra ciò che è la teoria da una parte e ciò che è il governo vero della missione dall'altra. Giungo ora, per rimanere nei tempi, a qualche breve considerazione conclusiva, che non che altro è tirare un po' le somme e dare qualche prospettiva anche di ricerca futura o insomma anche per favorire il dibattito. Questa straordinaria conservazione delle indipete, che ci permette di indagare l'idea della missione, chiaramente ci consente di fare delle analisi di lungo periodo e quindi di ravvisare continuità e discontinuità entro la compagnia riguardo molteplici temi. Perché se, ad esempio, per quanto riguarda l'ideale missionario che c'era nell'antica compagnia continua a permanere anche nella nuova, cioè nella compagnia si percepisce sempre la missione come un compito centrale e fondamentale, non accessorio, anche nella compagnia restaurata, certamente molti aspetti conoscono una discontinuità nella struttura stessa delle indipete, che vuol dire una diversità nella percezione della missione. Da questo punto di vista, dentro le indipete si potrebbe dire moltissimo, ad esempio ci sono discontinuità rispetto alle mete richieste, rispetto ai modelli missionari che vengono citati da coloro che chiedono le missioni, ad esempio agli antichi modelli come Francesco Saverio se ne associano di nuovi e contemporanei, lo stile proprio di scrittura delle lettere, di come era richiesta la missione, muta ed evolve nel tempo. Nell'Ottocento abbiamo uno stile molto meno enfatico rispetto a quello utilizzato nell'antica compagnia, così come anche un tema centrale delle indipete, dell'idea della missione gesuitica, cioè il martirio. C'è un'evoluzione che è molto interessante, magari possiamo tornarci dopo, sul tema del martirio, passando dall'antica compagnia alla nuova. E queste sono tutte cose che ci è consentito di indagare grazie alle indipete, cioè grazie a questa fonte che è stata appunto raccolta in maniera così sistematica e che ci permette di appunto dare uno sguardo più di lungo periodo. Poi insomma ci si potrebbe anche chiedere, e questa è una domanda che ovviamente rivolgo anche a chi sta ascoltando, non è una domanda a cui già c'è una soluzione, perché è un tema molto complesso, ad esempio quanto effettivamente, perché poi per me questa è una delle questioni centrali, le indipete erano uno strumento reale di selezione di coloro che partiva per le missioni, cioè funzionava questo sistema di... parrebbe di sì, visto che la durata dell'utilizzo della pratica della scrittura della richiesta delle Indie. Però, insomma, anche da questo punto di vista ci si potrebbe porre alcune domande, effettivamente, se era un mezzo davvero efficace oppure lo era di meno. E insomma, da questo punto di vista resta il fatto che, a mio parere, per poter indagare l'azione missionaria, soprattutto in un ordine come quello della compagnia, in un'epoca come quella dopo la restaurazione, certamente una strategia vincente sia proprio quella di riuscire a tenere assieme fonti differenti che ci dicono cose differenti. Una ricerca che si basa solo sulle indipete chiaramente deve rendersi conto criticamente che lascia ovviamente da parte molti altri temi, ad esempio quello che riguarda il governo delle missioni, su cui le indipete dicono praticamente nulla o molto poco. Dall'altro lato, per poter invece indagare quella che era l'elaborazione teologica e spirituale alla base di un compito centrale come le missioni, indubbiamente le indipete ci dicono molto di più e possono farci comprendere come in una determinata epoca la missione era concepita dentro la compagnia. Fine. Io direi che per quanto riguarda la mia presentazione mi fermerai qui, non devi evitare di sforare. Spero di essere stato nei tempi, Claudio. Grazie Marco, benissimo i tempi. E benissimo per la ricchezza delle cose che ci hai detto e la quantità di spunti che ci hai dato. E io tanto volevo complimentarmi con te e riconoscere che la tua necessità di restare in Italia perché hanno chiuso l'archivio dei Gesuiti ha dato i suoi frutti, cioè hai lavorato tanto in quell'archivio e si vede, insomma. La
prima domanda che ti farei la prendo come spunto da quello che tu hai detto, cioè che non tutti quelli che ci ascoltano sono degli esperti di storia della Compagnia di Gesù. E quindi rispetto a quello che chi si occupa della compagnia sempre si dice, no? Che c'è, ed è un dato oggettivo, che c'è un enorme squilibrio tra l'interesse per l'antica compagnia e per la nuova compagnia. Tu, come altri, fai parte di anche di un nuovo approccio storiografico che guarda alla nuova compagnia, quindi quella posteriore alla restaurazione del 1814, come a un soggetto degno di interesse tanto quanto l'antica. Ti chiedo proprio un'opinione, secondo te perché c'è questo squilibrio? La domanda è molto interessante. Allora, certamente è pacifico, come dicevi tu, tutti siamo d'accordo e sono d'accordo sul fatto che c'è una rilevante sproporzione tra gli studi sull'antica, non solo sulle missioni in generale, a tutt'oggi manca uno studio sistematico, così come ci sono per l'antica, ad esempio sulla teologia o l'elaborazione teologica, insomma, quindi anche su temi più in generale. Allora, dal mio punto di vista potrebbero essere annoverate alcune ragioni, almeno tre, due di ordine, secondo me, più prettamente di taglio storiografico, potrei dire, per usare un termine alto, epistemologico, piuttosto che addirittura quasi ideologico. Cioè, provo a spiegarmi, per molto tempo si è ritenuta la nuova compagnia un qualcosa di assolutamente diverso come esperienza religiosa rispetto a quella antica. Ovvero, la nuova compagnia ha costituito un qualcosa che ha preso in eredità un bagaglio, quello ovviamente lasciato dall'antica compagnia, che difficilmente poteva essere replicato in un certo qual modo dalla nuova. Cioè, l'antica compagnia è stata talmente straordinaria nella sua elaborazione intellettuale, nella sua elaborazione teologica, nel campo educativo, nel campo della formazione, nel campo missionario, nel campo delle scienze esatte, dall'astronomia alla chimica, che questa idea di una netta discontinuità fra nuova e antica si è quasi trasposta a un giudizio valoriale, a mio parere. Cioè, la nuova compagnia vale di meno da un certo punto di vista rispetto a quella straordinaria esperienza che è stata l'antica, e quindi ovviamente prende su di sé un bagaglio ereditario così vasto che però è frutto di una tradizione molto antica, e quindi questo in un certo qual modo ha portato a far sì che questa nuova esperienza dopo il 1814 forse valesse meno la pena di essere studiata. Associato a questo, secondo me c'è un'altra ragione che è strettamente correlata a questa, che per lungo tempo, diciamo così, la compagnia è stata concepita come l'espressione più evidente dell'ultramontanismo romano, cioè della difesa dei poteri pontifici, per cui quella straordinaria esperienza complessa, variegata, anche conflittuale al proprio interno, che era stata l'antica compagnia, viene un po' appianata da una sorta di monoliticità della nuova compagnia. Quindi anche questo ha fatto sì che, essendo questa l'espressione del più chiaro ultramontanismo, beh, vale forse meno la pena essere studiato. Poi non va dimenticato probabilmente che anche, diciamo così, l'origine degli studi sulla compagnia. L'origine degli studi sulla compagnia, non va dimenticato, ancora nel primo Novecento, erano appannaggio quasi monopolistico di gesuiti, cioè erano gesuiti che studiavano i gesuiti. Quindi è chiaro che, per usare un termine, diciamo, di Bloch, è chiaro che tornare a quel mito delle origini era centrale, cioè un gesuita che nel Novecento studiava la compagnia tornava alle fonti, anche per cercare di trovare un collegamento con l'antica tradizione ignaziana, e probabilmente questo poi si è trasposto anche quando sulla storiografia, diciamo, tra virgolette accademica, quella non più propriamente gesuitica, quindi non fatta all'interno dell'ordine stesso. E poi c'è una ragione molto più materiale, questa molto più banale secondo me, che riguarda invece le missioni, in modo particolare le indipete. Il fatto che, ad esempio, per quanto riguarda l'antica compagnia, le indipete sono tutte sistematicamente raccolte in un fondo presso l'archivio romano della compagnia, mentre le fonti riguardanti le missioni della nuova compagnia sono, come le indipete ad esempio, disperse in più fondi dentro l'Arsi, ma anche in più archivi della compagnia in generale. È chiaro che questo ha reso anche gli studi un pochino più complicati rispetto a quanto non fosse ovviamente quello sull'antica. Quindi le ragioni sono diverse, da quelle più materiali a quelle un pochino più di taglio storiografico, probabilmente. Grazie. Allora, hai citato le indipete. La seconda domanda che ti volevo fare è proprio sulle indipete. Allora, abbiamo sentito da te i grandi numeri, no? 14.000 indipete, l'opinione di Pierre Antoine Fabre che le indipete siano la quinta settimana degli esercizi. Secondo te, rispetto ai documenti che tu così ben conosci, quindi a quelli ottocenteschi, esiste un tipo
di scrittore di indipeta, o esistono diversi tipi di scrittori di lettera indipeta? E poi aggiungo una domanda che è arrivata dall'amica Fernanda Alfieri, che è sempre sulle indipete, quindi la mettiamo assieme alla mia. Le indipete ottocentesche hanno tracce del topos del trauma, dovuto a soppressione, rivoluzioni, eccetera, della diffidenza per un mondo moderno percepito come nemico, che si trova in tanta retorica della nuova compagnia. La domanda è se tu trovi questa tipologia. Dico un'altra cosa, io fra poco metterò nella chat un link per un database delle indipete del quale magari poi ci descriverai brevissimamente il funzionamento. Certo. Dunque, due domande molto interessanti entrambe, perché mi permettono di dire quanto nei 15 minuti non ho effettivamente avuto tempo di dire. Allora, per quanto riguarda l'identikit di un'indipeta, a mio parere non è possibile stilare un identikit di un'indipeta, ma di più figure. Perché? Proprio per via del fatto che, come dicevo nella mia presentazione, la missione anche nell'Ottocento continua a essere percepita come un compito non accessorio, ma un compito centrale della compagnia, anche se lo sappiamo molto bene, e tutti lo sapevano, che nell'Ottocento il compito principale era l'educazione. C'erano meno risorse umane, c'erano meno risorse finanziarie, però la missione continua a essere centrale. Questo che cosa comporta? Che a scrivere indipete erano tutti i profili possibili di personaggi presenti nella compagnia, quindi con grado diverso, con un diverso livello di formazione. Noi possiamo trovare indipete di decine di facciate, di pagine, scritte da quelli che potremmo definire intellettuali dell'epoca. Faccio un esempio: Antonio Bresciani, piuttosto che un Luigi Taparelli d'Azeglio, fratello del più noto Massimo, quindi figure di primo piano che erano redattori della Civiltà Cattolica. Bresciani scrive romanzi pubblicati sulla Civiltà Cattolica in chiave antiromantica e chiede in una lettera il Paraguay. E praticamente lui fa un trattato teologico-politico sulla situazione del Paraguay nell'Ottocento, parlando della dittatura e del rapporto che doveva esistere con i governati cristiani. Quindi un livello molto alto di riflessione. Poi possiamo trovare lettere di scolastici, cioè magari di giovani che avevano appena intrapreso il loro percorso di formazione, che quindi sono lettere con un livello anche di speculazione e di riflessione teologica inferiore rispetto a quello che poteva essere presente in un Bresciani. E accanto a queste ancora possiamo trovare le lettere dei famosi coadiutori temporali, che erano queste figure di laici che vivevano nella compagnia ma senza avere preso i voti, e che svolgevano funzioni manuali, dal muratore al fabbro al ciabattino all'infermiere al cuoco, che spesso, non dico fossero analfabeti, ma capitava che leggendo le loro lettere, tanto dal punto di vista della calligrafia così come dal punto di vista del contenuto, si stenta a capire che cosa volessero, anche se poi in realtà si limitano a richiedere le missioni. Quindi possiamo trovare livelli molto diversi di profili di coloro che richiedono le missioni, da quelle veramente molto alti, che potremmo definire dai veri e propri intellettuali, a gesuiti come i coadiutori temporali, che avevano una educazione, una formazione molto inferiore. Per quanto riguarda invece la domanda del trauma della soppressione, non della soppressione, ma del confronto col moderno, nell'Ottocento sì. Questa è un'altra cosa molto importante che mi sono dimenticato di dire prima. Questa è una delle grandi novità, dei grandi motivi di discontinuità tra le indipete dell'Ottocento rispetto a quelle dell'antica compagnia. La missione nell'Ottocento, e qui tra l'altro c'era una ripresa anche di un'importante enciclica di Gregorio XVI, che è la Probe Nostis, in cui praticamente Gregorio XVI diceva le stesse cose che poi farà, diciamo così, che dirà Rotan in alcune sue lettere circolari che poi verranno recepite nelle indipete. La missione doveva essere nell'Ottocento un nuovo motivo di ricostituzione della società cristiana, ovviamente oltremare, laddove si faceva missione, in un contesto storico, specificamente come quello europeo, dove invece il moderno, il positivismo, il razionalismo, il materialismo imperante avevano evidentemente costituito degli attacchi espliciti alla religione, in modo particolare anche alla compagnia. Quindi il tema del trauma è presente, non in maniera quantitativamente enorme, ma indubbiamente è un tema presente. Grazie. Allora, qui abbiamo un commento sulla modalità, vi farò un commento sulla modalità del seminario via web. Avevamo detto che si,
saremmo andati avanti con domande mie a Marco e poi avremmo aperto il campo a, a voi che ci ascoltate, però vedo che già arrivano delle domande, quindi la modalità del webinar ci consente la flessibilità. Quindi io volentieri faccio un passo indietro e siccome sono domande che riguardano le indipete, te le leggerei. Sì. Sì, vedo che possiamo posticipare, ma possiamo anche farle adesso, non c'è problema. Poi ci rimane un attimo in sospeso, ma quello lo riprendiamo in conclusione, la questione del database. Allora, prima domanda, Ignazio Veca, sull'efficacia delle indipe e te esistono statistiche? Che proporzione c'è tra nuovi membri e scrittori di lettere indipete? E c'è differenza tra vecchia e nuova compagnia? In realtà sono varie domande che tengono insieme il tema indipete, perché poi ce ne sarebbe una seconda. Che ruolo si configura per il laicato nella teoria e nella prassi delle missioni in un tempo di nuovo protagonismo di quest'ultimo nel revival cattolico romantico? Alludo al ruolo di Lione, della propagazione di Lione. E poi Elisabetta Arlan ci chiede, ci fa una domanda su la corrispondenza da Roma e le missioni, chi stanziava i fondi e in che lingua erano? Cioè, che immagino chi pagava le missioni e in che lingua si scrivevano le indipete. Ecco, è un po' un gruppo di domande, prenditi pure il tuo tempo per rispondere. Per quanto riguarda l'efficacia dell'indipete, se esistono statistiche, io penso che per efficacia si intenda l'efficacia, quello che anch'io nella parte conclusiva del mio intervento facevo riferimento, cioè se questo era davvero un buon sistema di selezione. Efficacia penso che si riferisca a questo, cioè chi scriveva partiva oppure no. Allora, la domanda, ecco, perfetto, è molto importante. Allora, da questo punto di vista mi collego molto brevemente a quello che Claudio diceva riguardo al database che abbiamo sviluppato con la guida di questo gruppo di ricerca di Emanuele Colombo e col Boston College, con l'Institute in modo particolare. Questo database è un database che raccoglie le trascrizioni di queste circa 1000 lettere 1814-1853 su cui sto lavorando e che si sta sempre più implementando, che è costruito con una serie di parole chiave attraverso cui noi possiamo interrogare questo database. È chiaro che per poter fare delle indagini statistiche e quindi quantitative su un malloppo piuttosto ingente di lettere, che ovviamente si vanno sempre più ampliando perché l'idea è quella di inserire anche quelle dell'antica compagnia in questo database e non solo quelle della nuova, e quindi diventeranno veramente decine di migliaia, è chiaro che la possibilità di fare riferimento a un database e quindi a un'interrogazione statistica diventa centrale. Per quanto riguarda le lettere che ho studiato io, l'efficacia statisticamente a mio parere sembra piuttosto alta, nel senso che coloro che diventano superiori di missioni in vari luoghi, dalla Siria al Sudan all'America, piuttosto che America del Nord, piuttosto che in Cina, avevano scritto lettere. Quindi lettere indipete, intendo. Ho fatto prima l'esempio di Rillo, ho fatto l'esempio di Basile per quello che riguarda la Siria e il Libano e per quello che riguarda l'Albania. Quindi scrivevano e spesso venivano inviati. Però, a mio parere, da questo punto di vista, bisogna fare una precisazione, cioè che riguarda la modalità di selezione. A mio parere, continuando a studiare questa fonte, bisogna precisare che la scelta non era tanto fatta sulla base, ad esempio, delle conoscenze dei luoghi in cui coloro che si proponevano dimostravano di avere, no? Non era tanto basato su questo, perché nelle indipete di questo troviamo molto poco. Troviamo alcune informazioni riguardo alle peculiarità di ciascuno, cioè al suo percorso di formazione dal punto di vista dell'educazione scolastica, piuttosto che se stava bene fisicamente o meno dovendo affrontare viaggi lunghi. Ma in realtà non era tanto la conoscenza della missione in sé, quanto la conoscenza della loro vocazione. Cioè chi scriveva doveva dare prova di avere fatto un percorso di discernimento spirituale che lo aveva portato a concepire quel desiderio della missione iniziale, che è una categoria eminentemente psicologica, portandola a essere vocazione missionaria, che è una categoria eminentemente teologica. Quindi la selezione non è tanto fondata sul fatto che qualcuno attestasse di conoscere perfettamente il luogo in cui voleva andare, ma doveva dare prova di conoscere se stesso, cioè di conoscere la propria vocazione. È questo che a mio parere era la carta principale delle indipete, quindi non tanto in sé
l'efficacia di scrivo una lettera dimostrando di conoscere tutto del luogo in cui voglio andare. Quindi l'efficacia può essere letta anche da questo punto di vista. Per quanto riguarda le differenze fra antica e nuova, dal punto di vista dell'efficacia, beh, qui deve necessariamente venirci in soccorso il database e ci vorrà del tempo, perché ancora le lettere dell'antica non sono state completamente caricate, ci vorrà del tempo, anche perché finora gli studi, che sono moltissimi, sulle indipete dell'antica compagnia sono comunque sia studi fatti su un range piuttosto limitato dal punto di vista temporale o quantitativo di lettere. Quindi bisognerà estendere di molto le ricerche su un malloppo molto più grande di lettere per poter fare queste indagini statistiche. Per quanto riguarda il ruolo del laicato, sì, indubbiamente la propagazione della fede di Lione è il grande elemento di novità nelle missioni ottocentesche, quello che spariglia le carte e rende ancora la cosa più complicata rispetto alle missioni dell'antica, perché la propagazione della fede di Lione, da come io ho potuto vedere dalle corrispondenze con Roma, ma anche con Propaganda Fide, è davvero un'istituzione che assume un potere notevolissimo. Ogni sei mesi Rotan scriveva un resoconto al segretario o al prefetto della congregazione della propagazione della fede di Lione, rendendo, diciamo così, descrivendogli la situazione delle missioni nelle varie parti del mondo. In più, ogni anno, per ricollegarmi anche alla domanda, la terza, che riguardava il finanziamento delle missioni, uno dei primi enti di finanziamento era proprio la propagazione della fede di Lione, che ogni anno stanziava una cosiddetta allocazione finanziaria per tutte le missioni gesuitiche, e poi, confrontandosi con Rotan, si sceglieva quanto dare a quella particolare missione. E recentemente mi sono imbattuto in documenti in cui, ad esempio, riguardo la missione del Missouri, nel Nord America, la propagazione della fede si oppone a una decisione di Rotan di stanziare una determinata somma, si parla di somme ingenti, per il Missouri, e il segretario della propagazione della fede di Lione dice no, per il Missouri dobbiamo stanziare di meno. È chiaro che lì bisognerebbe approfondire la questione per capire perché, però è chiaro che quell'idea che molta storiografia ha avuto, per cui la compagnia aveva un governo delle missioni fortemente centralizzato, tutto era deciso a Roma, nella curia generalizia dell'ordine, beh, insomma, indubbiamente deve essere in parte rivisto. Altri enti che finanziavano le missioni, indubbiamente Propaganda era un ente finanziatore delle missioni, ed è chiaro qui che in un momento in cui la compagnia non aveva le risorse finanziarie che aveva nell'antica, è chiaro che il dialogo con queste istituzioni che fornivano denari per le missioni era necessario, perché è evidente che Rotan doveva cercare continuamente di mediare con coloro che le missioni le rendevano concretamente possibili. Grazie Marco. Vorrei uscire un attimo dalle indipete, no? Non per sminuirle, ma per restituire anche un po' la complessità della tua ricerca. Tu ci hai parlato in varie fasi di questa dialettica tra la riflessione e la concretezza, l'ideale e la pratica della missione. Ti vorrei chiedere un piccolo approfondimento, cioè come tu vedi alla prova del campo la trasformazione dell'ideale missionario gesuitico e l'adattamento alle necessità, alle esigenze, magari anche di luoghi diversi. Noi siamo abituati a ragionare su missioni in Oriente e in Occidente, però ci sono anche quelle a settentrione e quelle a meridione. Quindi tra l'idea di chi si candida, di chi vuole andare in missione, e la prassi di chi si trova davvero nel territorio di missione e deve adattarsi, quali sono le cose più eclatanti e più importanti che tu ci puoi raccontare? Allora, per quello che riguarda l'ideale missionario gesuitico, questo è il tema assolutamente centrale a mio parere, perché poi da qui parte e può partire la riflessione su quello che è il concreto svolgimento, perché se non si capisce quello che sta alla base dal punto di vista della riflessione spirituale e teologica si può comprendere poco, secondo me. E qui io vedo una grande continuità fra antica e nuova, nel senso che c'è un ideale che è centrale, tanto nell'antica come nella nuova. L'idea che, e questo emerge in molte lettere, molti lo scrivono, molti indippeti lo scrivono, che la vocazione missionaria, cioè il partire per la missione, sia come portare a compimento la prima vocazione, cioè quella alla compagnia.
Questo è un concetto che ricorre nelle lettere antiche, così come in quelle nuove, e che è un tema che si collega moltissimo a quello del cosiddetto desiderio anteriore, che oggi non è ancora emerso, ma è uno dei temi principali di queste lettere. Che cos'è questo desiderio anteriore? Il desiderio anteriore è questa idea che emerge in molte lettere, tanto dell'antica come della nuova compagnia, secondo cui coloro che scrivono affermano di aver avuto il desiderio della missione ancora prima di essere entrati nella compagnia, anzi di avere deciso di entrare nella compagnia proprio perché sapevano che la compagnia e non un altro ordine religioso poteva permettergli di soddisfare quel desiderio. Quindi l'idea, molti scrivono, voglio diventare vero gesuita andando in missione. Leggevo ancora alcuni giorni fa una lettera indipeta di Segneri, per quello che riguarda un importante personaggio, un esponente della compagnia antica, e lui dice le stesse cose, cioè voglio diventare vero gesuita andando in missione, così come scrivono alcuni esponenti della nuova. Quindi l'ideale è questo, cioè rimane centrale anche nelle difficoltà dell'Ottocento la missione. Gli adattamenti, questo è il punto centrale che pone in dialogo indipete altre fonti, cioè teoria e concreto svolgimento, concreto governo delle missioni. Beh, l'adattamento è indubbiamente molto complicato e paga uno scotto notevolissimo rispetto a quello che ci si aspettava. Più recentemente sto studiando il caso di queste corrispondenze con i missionari in Cina. I primi che arrivano negli anni 40, la missione cinese viene aperta nei primi anni 40 dell'Ottocento, del XIX secolo. I primi tre missionari gesuiti che arrivano sono tre missionari francesi, perché la missione cinese rientrava sotto il controllo della provincia di Francia, della provincia francese della compagnia, e il superiore di questa missione, Jean-Claude Gautelin, è appena arrivato e trovandosi in notevoli difficoltà, dice... C'è un passaggio in cui dice, se avessi saputo che le cose stavano così, insomma, forse lascia intendere ci avrei pensato due volte a partire per la Cina, no? Quindi insomma già l'ideale della pieno sacrificio di sé che emerge nell'indipete sembra insomma concedere un po' il passo a una realistica confronto con la missione. Che invece, a mio parere, nelle indipete non emerge, cioè questa percezione di una netta differenza tra nord-sud del mondo, piuttosto che est-ovest del mondo, emerge solamente in alcuni casi, non nella maggioranza delle indipete, perché le indipete avevano un'altra valenza, avevano un altro obiettivo. Un po' in ossequio anche all'indifferenza, molti dicevano di non, cioè di essere disponibili a recarsi ovunque, anche in ossequio all'indifferenza, altri perché proprio, a mio parere, non avevano una reale percezione di cosa fosse nel concreto la missione cinese rispetto a quella americana. Tant'è che molti chiedono al contempo di essere inviati o in Cina o in America, quindi evidentemente non c'è questa grande percezione. Poi è chiaro che dal punto di vista dell'adattamento alcuni temi mutano, alcuni problemi cambiano, ad esempio nell'adattamento il rapporto con le potenze coloniali, che in senso nazionalista sempre più forte nell'Ottocento hanno un ruolo diverso da quello ovviamente dell'epoca preindustriale, cioè dell'epoca d'antico regime e quindi della vita dell'antica compagnia. In questo senso è chiaro che le potenze coloniali cercavano anche di fare in modo che i missionari in una determinata terra di missione fossero sudditi della stessa potenza coloniale che governava in quel territorio. Quindi insomma, indubbiamente quello che può emergere è, quello che emerge immediatamente è una discontinuità tra l'idea e il concreto svolgimento. È chiaro che questa seconda parte che riguarda gli adattamenti è quella su cui ora sto più lavorando, avendo prima lavorato di più sulle indipete, che quindi va indubbiamente approfondita, perché poi ogni caso è diverso, il caso della Siria, ad esempio nel confronto col mondo ottomano, è chiaramente diversa rispetto al confronto con l'impero cinese, in una missione completamente diversa, per non parlare del caso delle missioni nelle montagne rocciose degli Stati Uniti d'America. Quindi è chiaro che bisogna andare nel profondo di ogni singola missione e nel governo di queste per cercare di approfondire questo tema che tu ponevi. Grazie. La mia ultima domanda, poi ripassiamo la palla al pubblico. Scusa un attimo, ho solo visto che mi è uscito scritto la lingua, prima avevo dimenticato di rispondere riguardo alla lingua delle lettere. Ecco, allora, queste 1000 lettere che ho visto, nella stragrandissima maggioranza, sono scritte in italiano. Una buona componente in francese, buona però comunque
potrebbe essere un 4-5% nemmeno rispetto al totale, e una certa componente in latino. Però indubbiamente queste sono lettere indipete italiane, scritte dall'Italia, e quindi la lingua è quella italiana. Scusa Claudio? No, perfetto, l'avrei letta io dopo e va benissimo farla adesso. Ti dicevo, la mia ultima domanda torna sulla missione. Due aspetti legati entrambi, secondo me, dal minimo comune denominatore della violenza. La prima cosa, hai fatto riferimento al martirio. Se vuoi approfondire un attimo questa idea. Ma perché parlo anche di violenza? Perché la missione è molto spesso un luogo di grande conflitto. Conflitto non solo con i destinatari della missione, cioè, faccio l'esempio della missione in Alaska, molto sanguinosa, piena di tragedie, ma ce ne sono altre. Ma il conflitto è anche con i protestanti, con altri ordini religiosi, con il clero secolare che difficilmente si sta costruendo o ricostruendo in i vari angoli del mondo. Vorrei, ecco, una tua opinione su questo fatto della violenza letta sia come martirio sia come conflitto. E questo è molto interessante. Il tema del martirio è un tema centrale nell'idea proprio della missione della compagnia. Basta pensare che per quello che riguarda l'antica compagnia era pratica non del tutto inconsueta il fatto che coloro che chiedevano le missioni scrivendo lettere indipete si firmassero col proprio sangue, proprio per dare l'idea di una partecipazione carnale, della necessità di versare letteralmente il sangue per la conversione anche di una sola persona, anche di un solo infedele, molto spesso leggiamo. Quindi c'è un'idea del sacrificio assolutamente centrale, che permane anche comunque nel XIX secolo. Quello che ho potuto vedere è che il tema del martirio continua a essere un tema trattato e citato nelle lettere come idea del sacrificio di sé, pur di andare in missione, anzi proprio come uno degli obiettivi. Anche se devo dire che con il passare dei decenni questo tema in parte, a mio parere, conosce una sorta di riformulazione, o comunque in parte viene a conoscere un'evoluzione, nel senso che se il martirio vero e proprio, quello individuale che ognuno chiedeva, è ancora abbastanza ricorrente nelle prime lettere indipete scritte fra, ad esempio, il 1814 e i primi anni 20 del XIX secolo, col passare del tempo questo tema qui non scompare, ma in parte viene rimodulato, viene un pochino più velato. Anche su, ho trovato lettere di Rotan di risposta a queste indipete, in cui Rotan, il generale, chiede a coloro che scrivevano lettere indipete di utilizzare uno stile non troppo enfatico, che in un certo qual modo prestasse il fianco alle critiche delle correnti, anche dello stesso cattolicesimo liberale, che certamente non vedevano di buon occhio questa eccessiva enfasi o una religiosità che poteva essere anche giudicata troppo affettata. E questo il martirio, evidentemente, in un'epoca di razionalismo puro, poteva essere evidentemente visto come una nota negativa e di critica alla compagnia. Ecco che il martirio sembra un po' conoscere un'evoluzione per cui si passa da un'idea del martirio privato a quello che riguardava la domanda che all'inizio di questa, appunto, sessione di domande è emersa, cioè l'idea del trauma del rapporto col moderno, cioè è la Chiesa che diventa martire nell'Ottocento e la missione è un motivo di riscatto. Come appunto ho detto prima, in un'epoca in cui appunto il razionalismo, il materialismo e poi col passare del secolo anche altre correnti politiche chiaramente metteranno ovviamente in atto una forte critica nei confronti del fatto religioso in generale e anche del pontefice, della compagnia. Per quanto riguarda il tema del conflitto interno-esterno, ecco, nella compagnia, beh, le ragioni sono molteplici. Indubbiamente la vita della compagnia è sempre stata molto conflittuale, tanto internamente quanto nel rapporto esterno, cioè con altre istituzioni. Vedi propaganda, vedi gli altri ordini religiosi, per non parlare del rapporto conflittuale con le prime istituzioni di missioni protestanti che nell'Ottocento si sviluppano.
Beh, le ragioni sono molteplici. Allora, da un motivo molto superficiale, cioè quello che viene in mente subito, è chiaramente dovuto al grande potere, tra virgolette, politico che la compagnia ha avuto da sempre, fin dalle sue origini. Qui potrebbe venirci benissimo in soccorso Sabina Pavone, che ha studiato molto bene il tema dell'antigesuitismo, lo ha approfondito. Quindi è chiaro che questo grande potere della compagnia ha anche generato, come sempre capita, quando un'istituzione ha grande potere, dall'altro lato una grande critica e un grande conflitto con sia le potenze europee, non solo, ma anche con altri ordini religiosi, ad esempio. E mi viene in mente, un po' per provare a rispondere a questa tua domanda, fare un caso specifico nel rapporto con Propaganda Fide, che continua a essere ovviamente istituzione centrale anche nell'Ottocento, nel governo delle missioni. I primi tre gesuiti che arrivano in Cina, dicevo, inizio anni 40 dell'Ottocento, sono tre francesi, di cui il superiore è questo Gotelan, che giunge nella provincia di Nanchino, dove era vescovo nominato da Propaganda Fide, vescovo di Verona, che era Lodovico De Besi, un nobile di una famiglia nobile veronese, che era molto favorevole all'arrivo dei gesuiti, anche perché i cristiani cinesi da tempo chiedevano che i gesuiti tornassero. Il problema è che appena questi tre arrivano, cioè i tre missionari gesuiti arrivano nella provincia di Nanchino, vedono che ci sono i lazzaristi, cioè i padri della missione di Vincenzo De Paoli. Diciamo che non era mai corso un rapporto eccellente tra i due ordini religiosi, anche nel modo proprio di dare la missione, perché c'era una visione antropologica diversa, c'era una visione teologica molto diversa tra i padri vincenziani e i gesuiti, e il superiore della missione dei gesuiti scrive a Rotan dicendo: beh, ma qui noi non ci aspettavamo di trovare costoro, noi adesso ci dobbiamo per forza relazionare a questi. Allora Rotan a sua volta scrive a Propaganda chiedendo che i lazzaristi fossero sollevati da quell'incarico. Propaganda invece prende tempo e conferma la presenza dei lazzaristi a Nanchino. E a un certo punto c'è una bella lettera del superiore della missione gesuitica che scrive a Rotan dicendo: gli ho scoperto, sono venuto a sapere che Propaganda decide di mantenere qui i lazzaristi perché non vuole che noi si resti da soli, perché la compagnia da sola in una provincia come Nanchino si tradurrebbe nel ridare alla compagnia stessa quell'autorità e quel potere di totale indipendenza che aveva sempre avuto nel governo delle missioni. La presenza invece anche dei lazzaristi voleva dire creare una sorta di cuscinetto e una sorta di altro potere religioso presente che ovviamente collegato a Propaganda poteva in un certo qual modo tamponare quella che Propaganda vedeva come la volontà di nuovo della compagnia di rimpossessarsi di quel potere, di quell'autonomia che nelle missioni aveva sempre avuto. Quindi diciamo che la conflittualità è indubbiamente da questo punto di vista centrale, ma come è conflittuale internamente la compagnia? Perché un ordine con così tanti membri sparsi in tutto il mondo, è chiaro che la volontà di accentramento nel governo funzionava fino a un certo punto, quindi è chiaro che anche internamente esisteva una conflittualità tra ad esempio il superiore delle missioni e il generale che chiaramente generava un problema rispetto al principio dell'obbedienza o dell'indifferenza che ho citato prima.